cartone. Giuseppe Fiorello sarà l'asso dell'aviazione Francesco Baracca nel docufilm I cacciatori del cielo, realizzato da Rai Documentari per il centenario dell'aeronautica militare. Ma non si tratta del primo ruolo eroico interpretato dal più giovane di casa Fiorello. Infatti, il fratello minore dello showman Rosario e della scrittrice e autrice televisiva Catena, ai quali è profondamente legato, nelle tantissime fiction e serie interpretate negli anni, è stato fra gli altri Salvo d'Acquisto, Valentino Mazzola, Giuseppe Moscati, Domenico Modugno e Paolo Borsellino. Eppure il suo era stato un esordio musicale a Radio DJ con lo pseudonimo di Fiorellino. Ma quasi per caso poco dopo Beppe trova quella che sarà la vera strada della sua vita. In una libreria di Riccione fa la conoscenza di Niccolò Ammaniti, che gli propone di fare un provino per un film di Marco Risi scritto da lui. È il 1998 e Giuseppe debutta così al cinema nell'ultimo capodanno. L'anno successivo poi viene addirittura diretto dal regista americano Anthony Minghella nel Talento di Mr. Ripley, dove si confronta con attori del calibro di Matt Damon e Cate Blanchett, oltre a molte star italiane visti numerosi camei nostrani nella pellicola. Da questo momento la consacrazione come attore è definitiva. Lavora moltissimo per la televisione, senza però mai abbandonare il cinema, dove viene diretto, tra gli altri, da Tornatore e Crialese. Ma non solo, si dedica anche con grande seguito al teatro, calcando anche le scene negli Stati Uniti, e si cimenta sia come produttore che come sceneggiatore. E proprio in questi giorni è uscito poi nelle sale il suo primo film da regista, Stranizza da muri. Una poesia di 2 ore, un inno alla vita e alla libertà di amare, che commuove e fa riflettere. Un progetto tenuto nel cassetto da 12 anni e per cui certamente è valsa la pena aspettare.